Radio Radicale, siamo con il deputato Alessandro Di Battista del Movimento 5 Stelle per parlare del dopo voto in Sicilia che, diciamo, ha rilanciato il vostro movimento. Noi abbiamo visto in queste ore, però ci sono state le vicende giudiziarie, l'arresto di un neodeputato dell'UDC. Allora, che tipo di valutazione possiamo fare sia sulla vostra affermazione sia su questa brutta vicenda? Innanzitutto un buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Radicale. E la valutazione, sarò molto schietto perché qua il problema sono gli impresentabili e coloro che invece anche non si presentano alle elezioni. Impresentabili e quelli che non si presentano. Credo che oggi alcuni siciliani si siano anche pentiti di non aver votato. Che è successo oggi? Che un candidato dell'UDC che sostiene Musumeci, quindi un candidato di Musumeci, l'attuale presidente della regione siciliana, è stato arrestato. È uno di quelli che noi abbiamo denunciato come impresentabile il mese scorso. Perché candidano gli impresentabili? Perché gli impresentabili sono portatori di voti inquinati, quindi il voto in Sicilia è stato inquinato dagli impresentabili. L'abbiamo denunciato in ogni modo. Qualcuno dice: quelli del Movimento 5 Stelle non hanno vinto, non sono riusciti ad eleggere cancellieri e presidenti, ora devono dire che gli altri hanno voti inquinati. Ecco, oggi la dimostrazione è che avevamo ragione. Il problema è questo, ci sono voti, il voto di scambio è mafia, è uno dei mezzi, dei mezzucci attraverso i quali appunto il crimine organizzato riescono a controllare il voto, è un cancro in Sicilia ma anche in altre parti d'Italia. Perché candidano gli impresentabili? Perché portano pacchetti di voti. Senza il voto di scambio, con il voto libero, il Movimento 5 Stelle avrebbe vinto in Sicilia. Oggi dovrebbero chiedere scusa a questi candidati del centrodestra che citano Falcone e Borsellino. A me questa cosa mi dà il volta stomaco, che durante la loro campagna elettorale candidati del centrodestra, anche Musumeci, citano le frasi di Borsellino e poi vanno a braccetto con arrestati. Oggi ne è stato arrestato un altro, ma vi rendete conto che questo soggetto ha fatto campagna elettorale, poi si è votato il 5, il 6 c'è stato lo spoglio, il 7 avrà festeggiato dicendo sono stato eletto, che bello, e oggi è l'8, no? Oggi è stato arrestato, incredibile! Certo. Oggi è il 9, scusate. Che giorno è oggi? Che no? Oggi mi sembra che sia il 9. 9, scusate. Ecco, il 9 è stato arrestato. Cioè, è arrestato uno appena eletto. Ma in che paese al mondo succede tutto questo? E a me dà il volta stomaco il centrodestra che parla di legalità. A me dà il volta stomaco Musumeci che parla... È l'8 pure. Novembre. Sì, esatto, è l'8, sì, scusate. A me dà il volta stomaco il fatto che Musumeci abbia citato Borsellino e poi si sia fatto sostenere da un partito, Forza Italia, che è stato fondato da uno che è in carcere per mafia, e dell'Utri è in carcere per mafia proprio perché ha favorito Cosa Nostra, e Cosa Nostra è quell'organizzazione criminale che ha fatto saltare in aria Borsellino. Ma ci rendiamo conto di che paese è diventato? Cioè, il candidato, il presidente che si fa sostenere da un partito che è stato fondato da uno che ha sostenuto Cosa Nostra, cita Borsellino che è stato fatto saltare in aria da Cosa Nostra. Questo è l'illegalità che diventa istituzione. Secondo voi adesso Renzi è uscito fuori di scena? Non lo considerate più un competitor? No, io onestamente non commento, per me politicamente non esiste. Insomma, un uomo che guadagna le uscite secondarie delle stazioni per evitare le contestazioni non ha più credibilità, per me è anche inutile nominarlo. Si profila anche una discesa in campo di Pietro Grasso. Lei ritiene che questo sia il frutto di tutte le divisioni del centro-sinistra? Sono questioni che non competono a me, sono divisioni eterne della sinistra, fatti loro. Ecco, gli attacchi di Renzi sulle banche, voi vedete che Renzi cerca in qualche modo di farvi in qualche modo concorrenza? No, ripeto, io non commento questo soggetto che dopo il 4 dicembre aveva detto che avrebbe lasciato la politica. Per me è incommentabile. Posso commentare il Partito Democratico, è responsabile dei crack bancari. MPS se l'è spolpata il Partito Democratico, non è che sono venuti i marziani. Banca Etruria è scoppiata per connivenze appunto della politica con il sistema di potere toscano delle banche, appunto. Il Partito Democratico è una banca. Il problema, ripeto, non so gli uomini, inutile nominarli. Oggi per noi, per il Movimento 5 Stelle ha avuto, per rispondere anche alla sua domanda iniziale, un risultato straordinario. Certo che volevamo vincere e ci è mancato poco, ci siamo impegnati tantissimo. Allo stesso tempo diciamo che abbiamo raddoppiato i voti, il nostro è un voto libero, pulito. Vi do un dato, se non sbaglio sono stati eletti su 70 deputati in Sicilia, perché si chiamano deputati quelli della regione siciliana, sono state elette 15 donne su 70, 8
sono del Movimento 5 Stelle. Cioè il Movimento 5 Stelle da solo con il voto libero è riuscito a fare eleggere oltre il 50% delle donne di tutta l'Assemblea regionale siciliana. Cioè, ma vi rendete conto di cosa significa voto libero? Noi abbiamo avuto il risultato sardiano. Per me oggi gli avversari del Movimento non sono i Salvini, le Meloni, i Berlusconi, i Franceschini, gli Orlando, non sono loro, è l'indifferenza di una parte di italiani che colpita a tal punto dal sistema ha perso la fiducia, ma devono anche capire che c'è qualcuno che sta provando a cambiarlo questo sistema. Poi c'è qualche altro italiano che non vota e pensa che siamo tutti uguali, ma questo è un alibi, come dire: io non voglio impegnarmi, non voglio cambiare, non voglio rischiare, per me sono tutti uguali. È un alibi che si crea, perché si vede chiaramente che non siamo tutti uguali, e si è visto chiaramente con l'arresto di stamattina, cioè con uno degli impresentabili che ha portato pacchetti di voti a Musumeci, e Musumeci senza gli impresentabili non sarebbe il presidente della regione Sicilia, che oggi è stato arrestato agli arresti domiciliari dopo essere stato eletto. Ultima questione: vede qualche tatticismo sullo scioglimento delle Camere, non da parte del Quirinale, che forse non ha nessun tipo di responsabilità, ma c'è un'incertezza sullo scioglimento? Non ne ho idea. Questo è chi scioglie le Camere, il Presidente della Repubblica. Non so quando si andrà al voto. Credo che il centrosinistra è così frantumato che qualcuno è intenzionato a prendersi tempo per provare a creare non so che altra accozzaglia, cose che abbiamo già visto in passato, accozzaglie di centrosinistra. Io li ho smessi di votare proprio per questo, io un tempo li votavo, ho smesso di votarli per questo, non ho idea. Il Movimento 5 Stelle vuole andare al voto il prima possibile, perché il paese non ce la fa più, perché il Jobs Act ha distrutto il lavoro, perché lo Sblocca Italia ha distrutto l'ambiente, perché la buona scuola ha distrutto la scuola pubblica, perché nella sanità pubblica c'è un'infiltrazione anche del crimine, oltre che della politica, spesso le cose vanno a braccetto, che è sconvolgente. Ci sono milioni di italiani che non si riescono a curare, c'è bisogno di un reddito minimo garantito, un reddito di cittadinanza per coloro che non ce la fanno, c'è bisogno di risolvere definitivamente il problema del conflitto di interessi, c'è bisogno di una vera legge anticorruzione. Io l'ho visto proprio in Sicilia. Oggi le mafie, senza la corruzione della politica, non avrebbero la forza che hanno. Cioè, una delle armi principali delle mafie è appunto la corruzione della politica, e tra l'altro si collega con il voto di scambio. Cioè, io ti permetto a te di essere eletto inquinando il voto, facendo pressioni e ricatti in ogni modo, poi tu, una volta che vieni eletto, mi restituisci il favore, o facendo delle leggi utili alle cosche, o non facendo delle leggi che potrebbero andare contro le cosche. Cioè, ma quando Berlusconi va in Sicilia e dice sì al ponte sullo stretto e no agli arresti soltanto per fatti di sangue, a chi sta parlando? A chi sono rivolti quei messaggi? Chiaramente quei messaggi sono messaggi ampiamente graditi dalle cosche, questa è la verità. Io lo dico, poi mi querelassero, ma è quello che penso, sono le mie idee, l'ho visto sul campo, l'ho visto in Sicilia, ho parlato con delle persone che mi hanno detto: io sono del Movimento 5 Stelle, ma non posso non votare Tizio Caio, impresentabili, perché altrimenti c'ho paura che possano togliere il lavoro a mio figlio, magari un lavoro sottopagato. Questo è il ricatto che c'è, questo è il dramma, questo è il cancro, cioè l'inesistenza di un voto libero. Poi mi lasci aggiungere una cosa: ci sono tanti siciliani che neanche sapevano appunto che si stesse andando al voto, e questo è un altro problema, un problema legato senz'altro al sistema mediatico, ma anche alle istituzioni, che non hanno informato adeguatamente sul voto. Perché? Perché meno persone votano e più il sistema è contento, perché meno persone votano e più l'incidenza dei pacchetti di voti inquinati portati avanti dagli impresentabili è vigorosa. Se invece andassero al voto tanti italiani, l'incidenza di questi pacchetti di voti diminuirebbe, è proprio una questione matematica. Io spero che il Movimento ce la faccia, vogliamo un'occasione, poi verremo valutati su questo. Bene, io la ringrazio. Grazie. Ringrazio il deputato del Movimento 5 Stelle Alessandro Di Battista.